Bingo Family. Avrebbero estorto denaro per la concessione di un bar all'interno di una sala bingo che rivendicavano come proprio. Tre arresti questa mattina a Palermo, sarebbero vicini alla cosca di Santa Maria di Gesù. Sigilli al boss, sequestro della DIA da 400.000 euro al patrimonio del capofamiglia dello Zen di Palermo. Guido Spina era stato arrestato nell'operazione Fiume del 2014. Su di lui grava la condanna a 20 anni di reclusione. Medico a bordo, feriti dalla guerra in Libia hanno atteso oltre due settimane prima di partire, circa 30 ore prima di raggiungere Augusta. A curarli e aiutarli un compagno di viaggio, studente di medicina ad Asmara. Idea bocciata, nessuna chance alla Resize da parte di lavoratori e sindacati. All'indomani del corteo dei precari a Palermo si respirano le prime insoddisfazioni. Fronte unito con i rappresentanti di ANCI Sicilia che chiedono lumi a crocetta. Primo tassello, il Catania riparte dall'avvenuta iscrizione in Lega Pro, dal nuovo tecnico Pino Rigoli e dal primo colpo di mercato, il portiere Matteo Pisseri. Atteso a Torre del Grifo anche il milionario messicano Vergara, sempre più interessato ad acquistare il club etneo. Salve a tutti e bentrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale. Quelli che avete appena visto erano i titoli, ma prima di cominciare con la notizia di apertura leggiamo una breve, perché è arrivata proprio da poco in redazione. Sembra esserci una svolta nel giallo della scomparsa dei due imprenditori palermitani Antonio e Stefano Maiorana, padre e figlio spariti il 3 agosto del 2007. La Procura di Palermo ha notificato due avvisi di garanzia con l'accusa di omicidio al costruttore palermitano Francesco Paolo Alamia e all'imprenditore Giuseppe Di Maggio. L'inchiesta, condotta dal RONI dei Carabinieri, è coordinata dai PM Roberto Tartaglia e Francesco Del Bene. Gli inquirenti ipotizzano una storia complessa di ricatti e affari milionari attorno alla vendita, alla cessione e all'acquisizione di diverse società. Richieste di denaro per lasciare il bar all'interno di una sala bingo rivendicato come proprio. Tre persone sono state arrestate questa mattina a Palermo nell'ambito dell'operazione denominata Bingo Family. I destinatari del provvedimento apparterebbero alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù. Ce ne parla Giorgia Tabita. Avrebbero preteso un pagamento illecito di 50.000 euro per lasciare il bar all'interno di una sala bingo nel quartiere palermitano Guadagna, che in assenza di formale titolarità rivendicavano come proprio. Con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso, i carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito questa mattina tre ordinanze di arresto emesse dalla locale DDA nell'ambito dell'operazione Bingo Family nei confronti dei fratelli Giorgio e Cosimo Vernengo e di Paola Durà. Stando a quanto riscontrato dalle indagini, i fratelli Vernengo apparterrebbero alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù. Il padre, il superboss Pietro Vernengo, sta attualmente scontando una condanna all'ergastolo per omicidio. Le somme di denaro estorte venivano consegnate dalle vittime a Paola Durante, precedentemente responsabile per conto dei Vernengo della gestione del bar. Nell'ambito delle stesse indagini sono stati acquisiti elementi al momento al vaglio degli inquirenti sui detenuti Natale Giuseppe Gambino, sottocapo della famiglia di Santa Maria di Gesù, e Salvatore Profeta, soprannominato Totò, uomo d'onore della medesima cosca, entrambi arrestati nel dicembre 2015 nell'ambito dell'operazione Torre dei Diavoli. Il metodo estorsivo veniva applicato dai destinatari del provvedimento sia durante la precedente gestione terminata nel luglio 2015 che al subentro della nuova proprietà. Ancora mafia, sigilli della DIA al patrimonio del boss dello Zen di Palermo. Guido Spina era stato arrestato nell'operazione Fiume del 2014 ed era risultato essere a capo del locale clan. Su di lui grava la condanna a 20 anni di reclusione. Gaia Di Giorgio. Un sequestro di oltre 400.000 euro scattato nei confronti del capo cosca del quartiere palermitano Zen. Si tratta di Guido Spina, di 51 anni, già arrestato nel 2014 dalla DIA nell'ambito dell'operazione Fiume, con le accuse di associazione di tipo mafioso, estorsione, trasporto, detenzione e spaccio di ingenti quantità di droga. In quella stessa occasione gli erano stati sequestrati diversi beni, tra cui una villa bunker con piscina. Lo scorso gennaio il Tribunale di Palermo ha condannato a 120 anni di carcere complessivi i mafiosi del clan di Spina.
per lui 20 anni di reclusione con l'accusa di appartenere a Cosa Nostra col ruolo di capo. Il boss, formalmente estraneo alla titolarità legale di beni, è risultato proprietario di due ville allo Zen, un appartamento nella storica roccaforte della famiglia mafiosa del Borgo Vecchio e appezzamenti di terreno confinanti con la sua residenza in cui erano state realizzate opere edili, nonostante vigesse il vincolo di verde storico. Ancora sbarchi dalla Libia verso la Sicilia, l'ultimo in ordine di tempo proprio oggi ad Augusta. Ne parleremo tra pochissimo, subito dopo qualche istante di pubblicità. gtsnotizie.it, il giornale online che unisce l'informazione dei quotidiani a quella televisiva. Notizie e aggiornamenti in tempo reale, video rubriche, programmi TV on demand gratuiti, intrattenimento, sport e tanto altro. Vieni a scoprirlo su gtsnotizie.it. Non solo un quotidiano online. The Look of the Year 2016, domenica 10 luglio, il casting. Per iscriverti chiama adesso al 338-9754-686. La prossima top model puoi essere tu. The Look of the Year. Media partner Radio Ibiza, CTS, Tele Ionica, Etna e Taormina Web. Concessionaria regionale Kendra. Direttore artistico Salvuccio Canfora. Cerchi una comunicazione dal grande impatto visivo? Noi facciamo al caso tuo. GSM Aeropanorami, la mongolfiera personalizzata con il tuo logo, il tuo slogan, i colori. Un super mezzo che sorvolerà il cielo della tua città. Contattaci, siamo in via Domenico Scina 15 a Palermo. La burocrazia è un problema a Palermo. È un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richieste e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria e articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18, accanto al tribunale. Rieccoci in studio. Come detto prima della pubblicità, parliamo di migranti, come spesso accade normalmente quando si tratta di sbarchi. Si parla di tragedie ed episodi drammatici, ma qualche volta non sono soltanto episodi drammatici, ma anche qualcosa di positivo, come in questo caso. Oltre 500 migranti sono stati soccorsi dalla nave umanitaria Responder e sono arrivati ieri sera ad Augusta. Feriti alcuni dalla guerra in Libia, sono stati aiutati da un compagno di viaggio, anche lui un migrante, studente di medicina ad Asmara. I dettagli. Oltre 30 ore in balia del mare prima di approdare ieri sera ad Augusta, ma questa volta lo scenario che si presenta è quello della guerra libica. Circa 500 fra uomini, donne e bambini, 331 dei quali imbarcati sulla nave umanitaria Responder del MOAS, mentre i restanti sulla Eliseo della Marina Militare Italiana. Circa 10 di loro portano sulla pelle i segni della loro storia, una storia che racconta il perché di questi viaggi in balia delle onde che li porta a fuggire lontano da casa. A salvarli, oltre all'intervento della nave, un compagno di viaggio e studente di medicina ad Asmara che, secondo quanto emerso dai racconti, li avrebbe curati e medicati durante le 2 settimane trascorse dentro la casa dei trafficanti in attesa di partire. Lo stesso poi, una volta sbarcati, si sarebbe accertato delle condizioni di salute dei compagni di viaggio. Fra chi fugge, afferma Gianfilippo Pascolini, coordinatore dell'equipe di Emergency, ci sono persone molto qualificate che in situazioni come questa possono fare la differenza. Ancora cronaca, torniamo nel palermitano. Incendiato il proprio materasso e si è chiuso dentro casa con i suoi 6 cani, deciso a farla finita. Il tempestivo intervento dei poliziotti che hanno sfondato la porta e lo hanno trovato già privo di sensi ha evitato che il drammatico gesto si trasformasse in tragedia, salvando sia l'uomo che i cani. È accaduto intorno alle 22 di ieri sera ad Altarello, alle porte di Palermo, in via Margi Faraci. Subito dopo essere stato portato fuori dall'abitazione, però l'uomo sulla 60ina ha rischiato il linciaggio. Con i vicini che, preoccupati che le fiamme potessero coinvolgere anche le loro abitazioni, si sono scagliati contro. L'uomo è stato arrestato e accusato di aver provocato l'incendio. I vigili del fuoco sono comunque riusciti a domare le fiamme, ma l'appartamento è rimasto incenerito.
E voltiamo pagina, nessun consenso per la Resais. L'agenzia che dovrebbe assorbire il bacino di precari è stata bocciata da tutti gli aderenti al corteo. All'indomani della maxi protesta si respira aria di malcontento. Sentiamo. L'ancora di salvezza Resais non è piaciuta proprio a tutti. Attorno alla scelta della nuova manovra aleggia aria di insoddisfazione e malcontento. L'ipotesi di destinare il bacino di precari ad un contenitore già esistente, rappresentato dall'ente Resais, era già emersa durante il corteo di ieri a Palermo. L'Anci Sicilia, l'Associazione dei Comuni dell'Isola, attraverso il suo presidente Leo Luca Orlando ed il segretario generale Mario Emanuele Albano, ha chiesto opportuni accertamenti prima di provvedere con la proposta avanzata da Crocetta, come la tipologia di contratto da proporre ai lavoratori degli enti locali e l'attuabilità in assenza di interventi di carattere normativo. I sindacati, in disaccordo con la manovra, non hanno aderito all'incontro post-corteo, ritenuto fuori contesto per affrontare tali decisioni. Esiste una cabina di regia ed è quella la sede più opportuna, hanno dichiarato. Un tavolo a cui sedersi e confrontarsi su una piattaforma precisa e non su singole proposte che quotidianamente vengono annunciate ora dal governo regionale, ora da quello nazionale. Posizione netta quella del CUB Pubblico Impiego, irremovibile sul no alle scelte avanzate da Palazzo d'Orléans. I servizi pubblici devono essere mantenuti alla collettività e non svenduti ai privati, hanno risposto i rappresentanti. La grandissima manifestazione è soltanto l'inizio di una battaglia che terminerà a risultato raggiunto. Non c'è ancora dato sapere con certezza cosa sia accaduto. 7 bambini tra i 5 e i 7 anni sono stati portati la notte scorsa nel pronto soccorso dell'ospedale dei bambini e dell'ospedale Cervello, accusando vomito, febbre e nausea. I piccoli pazienti hanno in comune la visita negli ultimi 2 giorni all'acquapark di Monreale. Nessuno di loro avrebbe mangiato al punto ristoro. I piccoli pazienti sono stati tenuti in osservazione e oltre alla terapia di cura sono stati eseguiti gli esami colturali per accertare la natura del malanno. Da 25 anni curiamo questo parco, dice Giuseppe Curcio, uno dei responsabili dell'acquapark, e le nostre acque sono sempre trattate con il cloro secondo parametri di legge. Non comprendiamo cosa sia successo. Ci sono delle centraline che automaticamente leggono i valori e pompano cloro in base alle esigenze. Abbiamo fatto nuove verifiche e tutto sembra assolutamente nella norma. E cambiamo ancora argomento. Da ieri e fino a domani si tiene a Palermo il 4° congresso nazionale del gruppo italiano Studio Osteoporosi Severa, organizzato dal direttore della clinica ortopedica dell'Università di Palermo, Michele D'Arienzo, e dalla direttrice dell'UOC di riabilitazione del Policlinico di Palermo, Giulia Letizia Mauro. Il titolo è L'osteoporosi severa. Le interviste. 4° congresso nazionale, quali sono le principali novità di questo congresso? Allora, il congresso nazionale del gruppo italiano studio dell'osteoporosi in ortopedia severa, cioè l'osteoporosi grave, l'osteoporosi in cui oltre ad una grossa decalcificazione è associata anche una frattura. Le novità riguardano sia il trattamento medico che il trattamento chirurgico, mentre invece poi la professoressa Letizia parlerà delle novità in fisioterapia, nel trattamento fisioterapico. Per noi è stato un grande piacere avere grossissimi nomi dell'osteoporosi. Abbiamo avuto clinici medici, direttori di cattedra di ortopedia e traumatologia, di medicina fisica e riabilitativa, tutte grosse personalità che ci hanno portato novità sia in campo clinico che biomorale che chirurgico, ma anche e soprattutto riabilitativo. Ai pazienti vorremmo dire che almeno i pazienti fratturati debbono essere trattati con farmaci che prevengono le altre fratture. E un'importante notizia che è emersa da questo convegno è proprio l'interesse che i nostri medici hanno anche per le malattie rare dell'osso, quelle su base metabolica come l'ipofosfatasia, per cui oggi noi abbiamo una terapia che è proprio una terapia ingegnerizzata per quella mutazione che è presente in questi pazienti. L'ipofosfatasia è una malattia che noi potremmo vedere nell'adulto, ma se non stiamo attenti e non facciamo una particolare valutazione anche di tipo biochimico nel nostro paziente con dei marcatori che dobbiamo fare, ci sfugge e poi la potremmo trattare in maniera erronea con farmaci che non dobbiamo usare e che noi comunemente usiamo per l'osteoporosi. Quindi anche le malattie rare dell'osso diventano una parte integrante dell'educazione del medico che si occupa di metabolismo osseo. L'Università di Palermo si prepara al nuovo anno accademico. Tra le novità ci saranno 5 nuovi corsi di laurea. Ascoltiamo le interviste al magnifico rettore dell'Unipa, Fabrizio Micari.
Sessione estiva, adesso si prepara l'università naturalmente per il nuovo anno accademico. Quali sono i punti di riferimento delle innovazioni eventuali? Allora, stiamo facendo molte cose nuove. L'anno 21 partono, l'anno 21 significa adesso a settembre, comunque col nuovo anno accademico, partono alcuni 5-6 nuovi corsi di laurea. Abbiamo molto lavorato sull'offerta formativa facendo delle variazioni importanti, nel senso che sono nati dei corsi di laurea che pensiamo siano molto utili per il territorio, che siano utili per l'inserimento dei ragazzi da un punto di vista lavorativo. Parlo di tecnologie agroalimentari, parlo di gestione e valorizzazione dei beni culturali, parlo di ingegneria biomedica e anche di un corso di consulenza giuridica d'impresa che si farà presso la sede di Trapani. E allora da questo punto di vista l'offerta formativa, pur mantenendo naturalmente gli asset storici di un'università generalista, si è anche sviluppata verso alcune branche che sono evidentemente molto importanti per il territorio e per la sua crescita. Stiamo lavorando molto anche sul fronte dei servizi, abbiamo radicalmente modificato il portale in modo tale proprio da consentire una immatricolazione con pochissimi tocchi, con pochissimi click, e stiamo adesso anche lavorando parecchio, proprio in questi giorni, sulla riformulazione della tassazione studentesca, mantenendo complessivamente costante il gettito, non ci sarà una crescita del gettito, però prevedendo una rimodulazione e tutta una serie di premialità che saranno certamente importanti. Vorremmo premiare il merito soprattutto dei ragazzi più bisognosi. Ancora una brevissima pausa, tra poco spazio allo sport, restate con noi. Trentasettesima rassegna cinematografica internazionale Sport Film Festival a Palermo dal 22 al 28 luglio. Proiezioni dei film in concorso, mostra della storia del festival, convegno Sport and Food Lifestyle, Gran Galà Paladino d'Oro a Palermo dal 22 al 28 luglio. Infoline sportfilmfestival.it, media partner CTS, Tele Ionica, Radio Ibiza. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richieste e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'ufficio IN è anche cartolibreria e articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18, accanto al tribunale. Tennis Club Valleiato. Scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Valleiato, il circoletto. A Partinico, in contrada Timpanella. Al centro batterie e marmitte Chiavetta, sconti del 50% su marmitte con installazione gratuita e offerte vantaggiose su batterie di tutte le marche per moto e imbarcazioni. Batteria 50 A con garanzia a 25 euro, da 65 A 45 euro, da 80 A 51 euro. 4 litri d'olio, 10W40, filtro olio, filtro aria, tutto a 50 euro, sostituzione inclusa. Centro batterie e marmitte Chiavetta, rivendita autoricambi, officina meccanica, effettua cambio olio, sostituzione pastiglie freni e ammortizzatori a vista. Consegna a domicilio e orario continuato. Centro batterie e marmitte Chiavetta, il massimo per la tua auto. In via Galileo Galilei 94 a Palermo. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista, il sapore. Sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif a Palermo, in via Vannantò 21. Naif. Gustose tentazioni. Rieccoci in studio, apriamo la pagina dello sport, in particolare parliamo di calcio al Catania. Dopo la venuta iscrizione al prossimo campionato di calcio di Lega Pro, si pensa alla costruzione della squadra da affidare al neotecnico Pino Rigoli. Il primo tassello è il portiere Matteo Pisseri, presentato proprio quest'oggi. Ce ne parla Lorenzo Ampuso.
Altra giornata di parole e presentazioni a Torre del Grifo, quartier generale del Catania, che dopo il nuovo allenatore Pino Rigoli ha conosciuto anche il primo colpo di mercato, il portiere Matteo Pisseri. Parmense, classe 91, l'ex estremo difensore del Monopoli arriva in rosso-azzurro con tanto entusiasmo e l'etichetta di para-rigori, dote sfoderata sia nella gara della passata stagione al Massimino contro quella che sarebbe poi diventata la sua squadra, sia nel finale di stagione che ha sorriso proprio agli Atenei salvatisi in extremis. Essere il portiere del Catania per me è una grande emozione, un gran orgoglio e sono sicuro che faremo delle grandi cose. Quella qua al Massimino è stata una partita per me di 95 minuti di pressione, per cui veramente a fine partita ero sfinito. Quella di Matera, diciamo, è stata una gara molto sofferta, dove anche lì sono riuscito a parare un rigore, dopo purtroppo abbiamo pareggiato e vabbè, siamo andati play-out per fortuna del Catania. Sul fronte societario, il DG Pietro Lamonaco, presente in sala stampa, ha ufficializzato l'iscrizione al campionato, indicando anche le date e probabili mete del ritiro, con gli Etnei che si raduneranno a Torre del Grifo per le visite mediche il 14 e 15 luglio, presentazione della squadra il 16 all'Università di Catania e il giorno dopo partenza per il ritiro di 2 settimane in Umbria, nel Perugino, da decidere se tenere a Pietralunga o Cascia. Non è che si può pensare di sistemare le cose in un minuto, anche per l'iscrizione ci sono stati momenti di grande difficoltà, però ringraziando Dio l'abbiamo fatta. Non esiste piano di rilancio senza un risanamento. Intanto, sempre a Torre del Grifo, è atteso oggi il magnate messicano Jorge Vergara, che dopo aver visitato il centro sportivo tra i più all'avanguardia in Europa potrebbe decidere se concretizzare o meno il suo interesse per il club eteneo, più volte solo accennato. Ancora calcio, ma lontano dai riflettori. Anche quest'anno, per l'undicesima estate consecutiva, riparte il progetto Equipe Sicilia, il centro di preparazione precampionato pensato per i calciatori senza contratto che sperano di trovare una sistemazione. L'altro calcio all'ombra dei contratti e degli accordi milionari di mercato. Sentiamo. Premi partita, bonus, incentivi, clausole rescissorie, termini lontani nel corpo e nella mente per chi invece si ritrova senza un contratto, senza una squadra e deve comunque farsi trovare pronto nel caso l'ennesimo treno si trovasse a passare. All'Equipe Sicilia da ben 11 anni la dimensione è questa, preparare professionalmente calciatori quasi nella speranza di vederli andare via e trovare sistemazione. Il progetto del centro di preparazione precampionato pensato dallo studio Cadipe di Umberto Calaiò e Marco Di Giugno punta proprio a preparare fisicamente e mentalmente i calciatori, più o meno giovani e più o meno conosciuti, alla possibilità di accasarsi ad una squadra. Raduno il 18 luglio, poi allenamenti e test amichevoli di prestigio in giro per la Sicilia e non solo. Questo l'altro calcio, lontano dal mercato dei milioni. Noi ci avvaliamo di tecnici professionisti perché è la linea guida che ci dà l'Associazione Italiana Calciatori. Il raduno nei primi giorni di luglio, esattamente il 18 luglio, si giocherà ai campi dello Sporting Village Tommaso Natale. Tutte le mattine dal 18 luglio al 12 agosto, dalle 8.30 alle 11.30. E soprattutto il lavoro psicologico, perché ci rendiamo conto che ci sono dei calciatori che hanno finito l'attività, si sono svincolati o sono stati svincolati dalla società e non riescono a trovare subito la squadra, per cui arrivano ragazzi che dal punto di vista mentale hanno paura, la classica paura di non trovare il contratto per giocare l'anno dopo. Per cui dal punto di vista psicologico è un gran bel lavoro che facciamo un po' tutto lo staff per questi ragazzi. Era questa l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito, vi lascio a tutte le notizie dall'Italia e dal mondo a seguire il meteo. Arrivederci. Ricordatevi che se mi condannate sarà il più grande errore giudiziario di questo secolo. Così al termine della sua dichiarazione spontanea prima della Camera di Consiglio si è rivolto alla Corte Massimo Bossetti, imputato a Bergamo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Il muratore di Mapello ha anche implorato i giudici di ripetere la prova del DNA. La sentenza attesa non prima delle 20, la procura ha chiesto l'ergastolo.
Il lieve calo a maggio, il tasso di disoccupazione è sceso all'11,5 dall'11,6% di aprile. Nello stesso mese di maggio il tasso di occupazione era pari al 57,1%, in aumento dello 0,1 rispetto al mese precedente. Stabile al 36,9% la disoccupazione tra i giovani dai 15 ai 24 anni. Altri 11 sospetti terroristi sono stati arrestati a Istanbul, in Turchia, in relazione all'attentato all'aeroporto in cui sono morte 44 persone. Tra questi ci sarebbero alcuni cittadini russi. Sono complessivamente 24 le persone finora arrestate dalla polizia turca. Una donna palestinese ha tentato di accoltellare alcune guardie israeliane di confine a Hebron, in Cisgiordania, ed è stata uccisa. Questo nuovo episodio della cosiddetta intifada dei coltelli segue l'uccisione l'altra notte di una ragazzina israelo-americana di 13 anni e un altro attacco a Netanya. Lo sport tennis: dopo il successo al quinto set sull'argentino Delbonis, Fabio Fognini torna in campo oggi nel secondo turno di Wimbledon contro lo spagnolo Lopez. Tra le donne è ancora in corsa Roberta Vinci, opposta domani alla statunitense Van de Wege. Un saluto e ben ritrovati a un nuovo aggiornamento previsionale. Giornata di sabato che vedrà ancora numerose perturbazioni raggiungere l'Europa centrale, con qualche temporale acquazzone non solo tra Francia e Germania, ma anche Polonia, Paesi Baltici e Scandinavia. Meglio invece sulla zona del Mediterraneo, grazie a un campo di alta pressione, con ampi spazi di cielo sereno e clima tipicamente estivo. Passiamo proprio alla nostra penisola, dove il bel tempo sarà prevalente soprattutto lungo le coste, con clima che sarà anche tipicamente estivo. Guardate sulle zone interne tirreniche, punte anche fino a 34-35 gradi. Ma passiamo al dettaglio del nord Italia, la giornata che sarà tutto sommato buona sulle pianure, lungo le spiagge, per una giornata tipicamente estiva, qualche addensamento nuvoloso in più sull'arco alpino con rovesce temporali e locale sconfinamento durante la tarda serata, l'ha notata anche al nord-est. Andiamo poi al centro Italia, perché l'alta pressione favorita bel tempo prevalente sia sulla parte tirrenica che quella adriatica, giornata anche piuttosto calda tra Toscana e Lazio, qualche addensamento nuvoloso in più sulle zone interne appenniniche con isolati e brevi temporali. E poi il sud, poco da segnalare anche qui, qualche locale piovasco come per il centro Italia sulle zone interne appenniniche, bel tempo altrove anche su Sardegna e Sicilia con ampio soleggiamento e una giornata che sarà piuttosto calda. Con questo per il meteo è tutto, aggiornamenti come sempre scaricando l'app gratuita di trebimeteo.com.